Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. Nella nebbia dunque di Gorgonzola, l'Arezzo trova l'undicesimo pareggio. È il campionato dei pareggi, commentava la settimana scorsa il portiere Pissardo. Effettivamente, escludendo il Monza che ha vinto a Valanga sabato, insomma, formazione nettamente superiore alle altre. Adesso hanno preso poi Mota Carvaio anche in prospettiva, no? Stanno facendo anche, insomma, hanno fatto degli acquisti già in prospettiva per l'anno prossimo. Per il resto, insomma, il campionato sta proponendo molti pareggi, perché anche nella giornata di ieri ce ne sono stati tanti, oltre a quelli dell'Arezzo, e anche risultati strani come la Geremio che fa 4 gol in trasferta alla Carrarese. Quindi è un campionato così molto livellato verso il basso dal secondo posto in giù. Ne parliamo con Agostino Iacobelli. Ciao Buonasera, Agostino, e poi buonasera. ritroviamo con piacere Franco Galantini, ben Buonasera. ritrovato. E allora vediamo un attimo, o non vediamo perché si è visto molto poco con quella nebbia di ieri, gli episodi, 3 minuti e poi ripartiamo. L'Arezzo a Gorgonzola contro l'Albino Leffe. Si sentono solamente i tifosi dell'Arezzo che ancora una volta non hanno lasciato sola la squadra Amaranto. Con caso squalificato, con anche le partenze del calciomercato, soprattutto quella di Golando, di Donato Cambiamodulo, 4-3-2-1. Con la presenza di Cutolo e Piu alle spalle di Gori, centrocampo a tre con Foglia, Tassi e Picchi. In difesa Ceccarelli, Baldari in mezzo, Corrado e Luciani sugli esterni. Queste le scelte di Donato. Dall'altra parte l'allenatore Marco Zaffaroni dell'Albino Leffe propone Cori in avanti, che aveva già segnato nella gara di andata. Azione dell'Albino Leffe con Gusu, poi Sibilli, palla dentro, Petrungaro, la parata di Pissardo. Si gioca, vedete, con una nebbia fittissima. Arezzo batte 3 calci d'angolo consecutivi, palla dentro e finisce in gol. È ancora Gori. Gori dunque porta in vantaggio l'Arezzo. Una situazione rocambolesca, vediamo un po' cos'è accaduto. Come sempre Cutolo e Foglia dalla bandierina, pallone in mezzo, è probabilmente una carambola, il portiere a Bagnale che spinge su Gori e la palla finisce in rete, nono gol in campionato per Gori. Ancora un calcio d'angolo per l'Arezzo, stavolta va Foglia, Gori! Palla sopra la porta di Abbagnale. Vedete che si vede pochissimo, non si capisce granché di quello che accade in questo caso dentro la categoria dell'Arezzo. Luciani, Cutolo, Cutolo prepara il traversone, Piu che stacca! Abbagnale, grande respinta, poi Foglia, la ricaccia in mezzo! E non ci arrivano né Gori né Piu. Azione a sinistra di Petrungaro, va a puntare Luciani. Riesce a far partire il traversone, secondo palo c'è Gonzi che mette in mezzo, corta respinta! Ed è Sascha Cori, ancora lui, ancora l'ex, aveva segnato all'andata il gol partita al comunale, segna anche qui sulla corta respinta, palla che finisce sotto la traversa, davvero si intuisce a malapena quello che accade dentro la categoria dell'Arezzo, Arezzo che si fa raggiungere, siamo dunque sull'1-1, Cutolo prepara la conclusione, è facile per Abbagnale. Arezzo che insiste sempre da quella parte, sempre da destra, con Cutolo, mette in mezzo, deviazione, credo di Picchi, pallone comunque allontanato da Bagnale. Luciani, altro traversone, profondissimo, la prende a Bagnale. Gonzi, ancora Albino Leffe che cerca qui l'1-2, che riesce, ancora Gonzi, entra in aria, palla dentro. Si accende un'altra mischia, poi situazione davvero complicatissima da vedere al 93esimo. Finisce 1-1 tra Albino Leffe e Arezzo in questa fittissima nebbia in cui davvero si è visto molto poco. Arezzo che è andato a sprazzi, sicuramente ha avuto gli spunti migliori, l'undicesimo pareggio in campionato per la squadra di Donato.
Allora, una partita questa che aveva seguito Agostino anche una rosa sfoltita da parte dell'Arezzo, sono partiti diversi giocatori, tra cui anche Rolando che non era nella lista dei partenti. Ermanno Piegoni ha pubblicato nella sua pagina Facebook qualche giorno fa il ringraziamento L'ho letto, che molto Mattia bello. Rolando gli ha dato perché lui aveva chiesto, diciamo, per ragioni sue di avvicinarsi, è andato alla Provercelli e ha segnato subito Pensa. ieri. Sì, ma è un buon giocatore, poi la Cervella qui era chiuso da Caso, da Belloni, ma è un giocatore da Piu, è un giocatore che ha qualità, quindi poi, non, se la piazza di Arezzo è diversa da tante altre piazze, cioè, qui bisogna avere anche un po' di temperamento, un po' di carattere per giocare. Poi ci sono alcune piazze come Gian Erminio o la stessa Albino Aleffi, che sono piazze molto più tranquille, dove un giocatore che non ha grosso temperamento, grossa personalità è più a suo agio. Arezzo è un'altra piazza, una piazza più che ha visto la Serie B e per giocare qui devi avere altre componenti importanti. La cosa dell'Arezzo è più, diciamo, gestibile perché Sì, ora sì. 23-24 giocatori rispetto a Ora sì, quanti anche ce se n'era te l'ho prima. detto, molti giocatori sono andati via, qualcuno anche importante, ma molti si allenavano già da parte, non sapevi neanche come si chiamavano, però Pieroni ha fatto secondo me un gran lavoro perché ha tolto i giocatori che obiettivamente non servivano a nulla, quindi ha fatto un lavoro importante. Ora sai, anche per l'allenatore gestirli è più facile. Franco, non so quante volte hai avuto modo di vedere l'Arezzo, a volte non è stato semplice, diciamo, collocare il potenziale di questa squadra perché ha alternato cose buone, no? Magari a partite anche questa che tutto sommato poteva portare a casa e invece diversi stop che ne hanno rallentato un po' la corsa. Io non ho avuto modo di poterlo seguire sempre, l'ultima volta l'ho visto a Lecco, poi in questi giorni sono stato impegnato e non ho nemmeno seguito la partita di ieri. E a Lecco Arezzo fece una bellissima partita, partì molto bene, sembrava ne facesse un boccone solo e poi dopo prese due gol così come succede nel calcio. E quindi aveva rischiato quasi di comprometterla, invece con carattere, con qualità, venne fuori, riprese la partita e meritava addirittura di vincerla, anche se poi ha rischiato nel recupero addirittura la beffa perché su una traversa di Attraverso, sì. loro, sulla respinta, l'attaccante non fu rapido a buttarla dentro e fu ribattuto, ma sarebbe stato veramente una beffa aver perso quella partita perché tutto ci stava. All'Arezzo fuori che perde la partita perché gli è stato stretto anche il pareggio. Questo fatto, no, che l'Arezzo è l'unica squadra del girone A, no, che non ha mai vinto fuori, è una statistica, è un numero, però è un numero che comincia a questo momento della stagione, comincia anche a avere un suo perché, forse, no? Ma sono anche fatalità queste, a parte che di solito quando le squadre si esprimono meglio in casa o in trasferta è anche per la struttura tecnica e atletica e le caratteristiche delle squadre, insomma, perché le squadre che sono più portate al contropiede, alle ripartenze, fuori casa si esprimono meglio. Però dopo a volte ci sono anche, ripeto, la partita di Lecco, se l'Arezzo l'avesse vinta, era strameritata, insomma, perché Però loro in secondo me c'è campo. anche qualcosa di vero, c'è, perché sei andato in vantaggio anche parecchie volte, non saper tenere un risultato a L'hai anche volte. spesso anche recuperato dalla sconfitta, un Sì, po'. ho un po' alternato, però cioè, ha anche le caratteristiche l'Arezzo per vincere fuori casa, perché ha dei giocatori bravi nelle ripartenze, come Caso, come Belloni, come Cutolo, quindi avrebbe anche le caratteristiche per vincere le partite in Sì, ma sono trasferta. anche situazioni che si vengono a creare perché a Lecco, dico, era partito bene l'Arezzo, sembrava di mangiarli che fosse in casa l'Arezzo, però dopo si era trovato sotto e ha rimontato due gol. Insomma, rimontare due gol fuori casa non è facile. Poi una squadra che era stata quasi tutta rinnovata, compreso l'allenatore che c'era D'Agostino, era ultimamente, no? Gaetano D'Agostino, quindi un allenatore d'esperienza perché è gran giocatore che poi in campo si vedeva che già da giocatore aveva le caratteristiche per diventare un buon allenatore, quindi c'erano tutte le premesse per essere schiacciati perché ti trovi sotto un 2-0 così,
Invece la squadra ha dimostrato veramente personalità, perché ha riequilibrato il risultato e ha sfiorato più volte il vantaggio. Ci fermiamo un attimo, poi sentiremo anche di Donato ieri nel dopo partita, tra un attimo. Eccoci tornati, stiamo parlando del momento dell'Arezzo dopo il pari con la Biolefe. Agostino, l'Arezzo ora, anche ieri c'è stata, si intuisce la sbavatura difensiva, si intuisce perché la nebbia è costante, sul cross da sinistra qualcosa è successo, nel senso c'è stato sicuramente un intervento difensivo non corretto, la palla è finita a Sasha Cori, che già all'andata aveva segnato il gol partita e si ripete ancora da ex, in questo caso pareggiando, una delle pochissime occasioni che ha avuto l'Albino Lefne. L'Arezzo non è che ne ha costruite a caterve, però qualcosina in più la squadra di Di Donato ha fatto. Dal mercato, perché considerando i difensori centrali, con Nolan, che è stata un po' la delusione, sì, non ha fatto bene. È andato alla Gianni Erminio. Adesso sono rimasti Baldan, Ceccarelli e Borghini. È un po' stretto, secondo te, come è un po' stretta la scelta di Di Donato? O va bene così, secondo te? No, ma secondo me no, poi bisogna vedere anche come vuoi giocare. Se giochi a 4 con due difensori centrali, l'alternativa ce l'hai. Poi, sperando che non succeda nulla di grave, però, sai, siamo già a metà campionato, non è che sia all'inizio dell'anno e che potrebbe avere anche una soluzione in più. Però, secondo me è il numero giusto. Poi qualche giocatore da adattare ce l'hai, perché per poter fare il centrale, però secondo me è il numero giusto per poter andare fino alla fine. Via. Sono arrivati Joe, che è un attaccante che appunto veniva, una della sua ultima squadra che era stata la Gianni Erminio. Lo scorso anno ha fatto un sacco di gol in Serie D nella Folgore Caratese, 22 gol su 33 presenze, in C in totale ne ha fatti 5, ha giocato nel Grosseto, poi non ricordo le altre squadre, Pontedera, esatto. Tutto Cuoio in C. Tutto Cuoio, quindi un giocatore sicuramente che ha bisogno, potrebbe Io essere... Io lo volevo prendere l'anno scorso. Tu lo volevi prendere? Prima che andasse alla Folgore, l'avevo anche chiamato, mi servivano attaccare la Giana in Serie D, ci avevo parlato. Poi la Folgore Caratese, meno male per lui che ha fatto tanti gol, no? Offriva qualche soldino in più. Ma lì in D ha fatto un po' fatica, ma in D anche a Pinerolo mi sembra che fece tanti gol, 16-17 gol. Però ora in C bisogna vedere, però in D è un ottimo attaccante. Poi ricordiamo che poi ci sono casi, no? Come c'è Mesina che ha fatto tanti gol, no? Appunto nei campionati inferiori e ha avuto anche poche possibilità, comunque non l'abbiamo ancora visto esplodere. Brunori, che non aveva mai segnato in C, è arrivato qua e ha fatto un sacco di gol. Dicevi, volevi dire qualcosa, Franco? No, ascolta. Che cosa, diciamo, come vedi la di Donato, tu che di allenatori te ne intendi, no, Franco? Come ti sembra questa sua, dopo che l'anno scorso ha vinto un campionato in Serie D, che non è mai facile, come lo vedi proiettato qua in questa piazza? Per valutare un allenatore bisogna conoscere a mano dito i giocatori, bisogna seguire gli allenamenti, bisogna seguire un po' troppo... Il tifoso si fa trasportare dai risultati e in base a quello giudica in positivo o in negativo. Io, visto dall'esterno, mi sembra che abbia fatto un buon lavoro, che la squadra si sia espressa molto bene, insomma, perché anche se il campionato è equilibrato, perché tolto il Monza mi pare che ci sia molto, molto equilibrio, però l'Arezzo ha fatto sempre le buone prestazioni, insomma. Anche nei punteggi mi pare che forse meritava qualche punticino in più in classifica, quindi credo che non si possa pretendere più di tanto. Evidentemente il lavoro che ha fatto e sta facendo sicuramente è buono. Sentiamo allora di Donato, infatti è rimasto, cioè era abbastanza amareggiato proprio perché per un'altra vittoria sfumata, vediamo. Pare che sia stretto, perché fondamentalmente abbiamo subito solo un tiro in porta su due errori nostri clamorosi, come sempre non deve accadere, siamo stati dei polli, abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare, però è una partita che dovevamo portare, per come l'avevamo giocata, per come l'avevamo messa, una partita che dovevamo portare a casa con il bottino pieno. Alla fine la nebbia per tutte e due le squadre, io penso che dobbiamo essere più cattivi e più, come si dice, dobbiamo avere quella voglia, quella cattiveria che poi ti porta a fare, quella personalità che ti porta a fare una vittoria fuori casa. In questo momento ci sta mancando e
e anche oggi per nostre disattenzioni torniamo a casa con un punto. Qual è la cosa che la fa arrabbiare di più a questo punto? E fare di più che non che a volte facciamo gol da soli. Abbiamo fatto due errori clamorosi sul gol, nessuno è riuscito a metterci una pezza, abbiamo subito gol. Non deve accadere. Poi quando abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare devi far gol, altrimenti siamo sempre qui a dire la stessa cosa. Che risposta ha avuto da questo modulo, dal fatto anche di un Piu che è stato spostato più avanti? Non so se può essere la sua posizione migliore questa. Ma io oggi ho pensato sapevo che era una partita fisica sia dal punto di vista del campo che della squadra della BNF, quindi ho cercato di dare più densità in mezzo al campo e alla fine ci erano riusciti, abbiamo fatto la nostra partita, eravamo in vantaggio, eravamo padroni, poi purtroppo quella disattenzione ci è costata caro. Non le chiedo un giudizio sul mercato, ha sempre detto che si fida del direttore, però quanto è cambiato e che tipo di Arezzo è adesso dopo il mercato? Alla fine ha sfoltito, c'era da sfoltire a Roma perché erano veramente tanti e si faceva fatica a lavorare, ha sfoltito, siamo rimasti adesso in 23-24, il numero perfetto per poter lavorare. Ora da martedì ci si mette sotto per fare questo finale di stagione in crescendo. Ecco, Agostino, si diceva perché molti tifosi dicono è una proiezione col senno di poi che chiaramente ha i suoi limiti in premessa. Con la squadra dell'anno scorso, tolto il Monza, magari l'Arezzo secondo poteva anche arrivare, non è così matematica. Diceva Franco, il calcio è un'arte, non è una scienza, non è matematica, quindi può darsi pure che i giocatori dell'anno scorso facevano più fatica quest'anno dopo un anno brillante che hanno fatto, quindi l'Arezzo c'ha quello che si merita, quest'anno c'ha quello che si merita, è una squadra che gioca bene, perché secondo me io l'ho vista giocare anche abbastanza bene. Alla fine il campo ti dà quello che ti meriti, io non credo molto nella fortuna, sfortuna, è il lavoro quotidiano, il lavoro di tutta la settimana che si trasforma la domenica, quindi se la lista c'ha questi punti qua, c'ha questa classifica qui, è quello che si merita. Ecco, ieri abbiamo visto, non dico che ci abbiano ascoltato, però con questo modulo diverso, con Piu e Cutolo dietro Gori, Piu ha avuto un paio di situazioni dentro l'area di rigore. Per me, quello, col 4-3-2-1, giocare dietro la punta, però più vicino alla punta, secondo me è il suo ruolo. Io esterno non l'ho mai visto bene, non perché è un buon giocatore, ma non ha quelle qualità per fare l'esterno. A me piace... mentre Nello Cutolo può giocare dove gli pare, basta gli dà la maglietta e lui va. Ha avuto anche ieri delle buone situazioni, anche Cutolo ha messo dentro due bei palloni, però ieri mancava Caso che era squalificato. Rientrasse Caso, si può riproporre questo modulo secondo te o è troppo offensivo? Ma sai, io Beppe Caso lì non lo vedo, c'è troppo traffico, c'è troppo, più vai nel mezzo più c'è bisogno di fisicità, quindi io perciò dicevo che più sta meglio nel mezzo, perché è più fisico, regge di più la botta, mentre Beppe Caso è più fragilino, è più, ecco, il vero esterno è Caso, perché Caso ha qualità tecniche per fare l'uno contro uno. C'è anche da notare un'altra cosa, l'Arezzo ha guardato, no, diciamo fino a poco tempo fa, anche al minutaggio soprattutto dei giovani, mi pare che nelle ultime scelte anche i giocatori che sono arrivati adesso si badi più al sodo, nel senso, anche senza stare tanto a guardare la carta d'identità. No, ma è anche giusto, dai. Certe società è anche giusto così, devi guardare anche queste cose qui, perché un pochino devi guardare la classifica, tutto, ma devi dire anche la società come è messa. Franco, tutti gli anni, chiaramente l'anno scorso i tifosi dell'Arezzo ci hanno sperato, no, con i playoff, alla fine tutto sommato fu, diciamo spesso, no, quel doppio confronto con il Pisa girò anche male probabilmente per come l'Arezzo anche aveva espresso, e quindi quella sicuramente è stata un'occasione che poteva portare lontano. Cosa manca secondo te alla piazza di Arezzo, no, per tornare a certi livelli? Questo non è facile, non è facile. Perché oggi purtroppo credo ci voglia delle ventate come è successo a Monza e allora quello è un vento particolare. Sono
sono ventate che non capitano tutti i giorni, insomma, perché credo che in questo campionato qui ci sia molto equilibrio, ecco, per fare il salto che chiedevi te ci vuole una ventata di questo livello, non è che si fa con una persona sola o con due giocatori soli, ci vuole tutto un insieme di cose per costruire una base solida su cui lavorare e poter sperare. Torniamo tra poco. Ultima parte di A Tutto Campo. Allora, si parlava prima di ventate nel Monza. E Agostino, tra l'altro, sai che pochi giorni prima, no, sono uscite delle indiscrezioni di stampa che potevano anche, diciamo, magari disturbare oppure anche avere un impatto positivo, non è detto. Comunque avevamo detto nel discorso, attenzione, che c'è qualcosa che bolle in pentola. E tra poco sentiremo anche l'intervista che abbiamo realizzato al telefono qualche giorno fa con il presidente La Cava, che conferma l'ipotesi, l'interessamento di un costruttore, dice lui, insomma, un grosso costruttore romano. Questa localizzazione geografica non piace, è sempre un po' inquietante, però non è che sono tutti così, insomma, speriamo almeno di no. E poi circoscrive l'altro nome che era uscito e che però sembra più, era più un discorso legato probabilmente al settore giovanile. Allora risentiamo un attimo e poi ne parliamo. Insieme al presidente Giorgio La Cava per commentare queste indiscrezioni, che in parte sono state anche confermate in alcune interviste sul web dal presidente, di trattative per la cessione dell'Arezzo. Allora, presidente, come stanno le cose? Prima cosa, buonasera a tutti. No, io leggo delle notizie a volte che mi fanno anche sorridere, tipo quella di Perugia. Ripeto, io abito a Perugia, conosco tutti a Perugia, io gli imprenditori perugini o umbri che erano interessati all'Arezzo non ne ho visto neanche l'ombra, quindi non, questa è l'unica notizia che ti devo proprio smentire clamorosamente, e sarei curioso di sapere com'è nata, perché veramente ci vuole tanta fantasia. Per le altre siamo sempre là, c'è un gruppo molto forte e interessato, però sai, tra il dire e il fare, io posso capire che quando vai a prendere una squadra di calcio sono impegni non solo economici e di tempo, però poi subentrano tante altre cose, perché non sei visto di buon occhio a livello bancario se hai delle quote di una società. Quindi prima di fare questo passo, giustamente le persone serie e concrete ci pensano. Io sono tranquillo, come ho sempre detto, finché ci sarò io onorerò tutti gli impegni, perché questa è una mia azienda, perché io amo l'Arezzo Calcio, perché io non voglio mai fare brutte figure, quindi finché ci sarò io ci mancherebbe altro, anche perché le aziende, se le devi dare via, poi devono essere sempre perfette. Però serenamente andiamo avanti, la squadra ha vinto domenica, che è la cosa migliore, e quindi niente, questo è quello che c'ho da dire. Ecco, hai oltre a questo gruppo solido, poi hai fatto il nome di Andrea Stanzione, come altro. Andrea Stanzione, no, io non l'ho fatto, è uscito, perché Andrea è una persona che ho visto varie volte a Roma, una persona squisita, una persona che ama veramente il calcio. Infatti c'è una bella scuola giovanile, un bel settore giovanile vicino a Roma, adesso non mi ricordo dove, però una persona veramente valida. Il discorso suo è che lui vorrebbe entrare un po' in punta di piedi sull'Arezzo, e quindi ecco, io sono un po' del bianco-nero come carattere, che ho bianco-nero, che io sono giallo-rosso, però bianco-nero dal punto di vista che o sono dentro o sono fuori, quindi è proprio una mia forma mentis, e quindi ecco, lui voleva entrare un po' soft, però ottima persona, è un grande intenditore di calcio e grande organizzatore anche del settore giovanile, quindi una persona degna veramente. Infatti è nato anche un rapporto, diciamo, non di amicizia ma di stima sicuramente. Quindi, per sintetizzare, diciamo, oltre a onorare gli impegni finché ci sarà Giorgio La Cava, con l'altro gruppo, diciamo, i tempi non saranno brevissimi, evidentemente. Allora, i tempi nel calcio, come in tutte le cose, può essere che oggi è tutto bloccato e tra tre giorni si fa. Noi aspettiamo, perché quando poi devi vendere devi aspettare, però serenamente se arrivano, e ripeto, questo lo voglio dire che è la cosa più importante, chi prenderà l'Arezzo sicuramente sarà più passionale di me, difficile, però sicuramente sarà da un punto di vista economico o uguale a me o più forte, quindi da quel punto di vista i tifosi devono stare tranquilli, perché chiaramente vendendo io la società
devo vendere la gente che ha, diciamo, possibilità. Si tratta di un singolo imprenditore nel campo delle costruzioni? Allora, cioè, dietro questa diciamo trattativa ci dovrebbe essere, sì. Io sinceramente non posso dire il nome, però sì, è un costruttore abbastanza forte, però ecco, assolutamente, te l'ho detto, anche di stanzione io il nome non l'ho fatto, non so come sia uscito, però io chiaramente delle trattative che non faccio, perché se poi non si fa nulla sono sempre situazioni un po' così delicate. Ecco, Agostino, sembra, perché da quello che così da qualche giorno non arrivano più input, mentre l'altra settimana arrivavano input, sì, anche meno. Quelli che non potevamo dire, che poi sono quelli che sono usciti, da qualche giorno non arrivano più input, perché inizialmente si era detto questo gruppo che, o persona che entra comunque vuole fare il calciomercato e quindi bisogna fare di corsa. Pare che invece la cosa poi è andata in stand by, di certo è con tutti i giocatori che sono partiti, se poi questa trattativa dovesse andare avanti, è chiaro che si presenta una situazione diversa rispetto a una cosa di quel tipo, no? Sì, anche perché il mercato è finito, però è l'unico che sa la verità è il presidente, è lui che poi a vendere deve vendere lui, non è che dobbiamo vendere noi. Certamente se dovesse arrivare una persona che vuole fare calcio e anche disponibilità, come diceva Franco, ben venga, perché la piazza questa che merita, al di là del, lasciamo perdere il Monza, è tutto un altro discorso, però Arezzo meriterebbe sempre qualcosina in più. Molte volte io mi ribadisco, e sono anche un po' monotono, che è una piazza che potresti fare calcio per bene, divertendoti e fare anche, cercare anche di fare qualche categoria più importante, secondo me. Col tempo, se non arriva la ventata di quel tipo, magari serve più una programmazione, quella che di fatto non c'è mai stata, no? A partire dal giovanile e via dicendo, no? Perché anche quello lo diciamo da tanti anni, questo discorso, sì, e diventa, sì, poi anche ripetitivo. Sì, quello è vero, anche perché non c'è mai stata una programmazione nel settore giovanile, mai. Se guardiamo giocatori che vengono fuori dal settore giovanile ad Arezzo, forse dai tempi di, forse Bindi, il portierino è stato l'ultimo, o addirittura Medeo Carboni, ma che vengono fuori dal nostro settore giovanile, poca roba. Quello è una cosa, ci sono società che ci fanno i campionati, come l'Empoli, come l'Atalanta, sul settore giovanile, ora lo fa bene anche il Cagliari, non so perché ad Arezzo non si, che ci sono anche le strutture, volendo, negli ultimi anni ci sono anche le strutture, perché anche i campini adesso lì all'antistadio servono sia la prima squadra che la Beretti, poi c'è qui i campi qui al Chimera, l'ex Chimera, che quindi ci sarebbe anche le strutture, quindi l'Arezzo sarebbe una cosa, ci vuole tempo, però è tempo e pazienza, mentre il calcio purtroppo attuale ha poco tempo e addirittura pazienza zero, quindi quello che dà fastidio. Sentiamo anche Picchi, che ieri ha giocato in questo centrocampo a tre, sentiamo. Sapevamo che andavamo ad affrontare una partita, cioè il campo non era dei migliori, poi ci si è aggiunta anche la nebbia. E che dire, avevamo portato in vantaggio una partita tosta e poi per distrazione, per merito nostro ci siamo fatti un autogol, perché non si può ora andare sempre in vantaggio e poi prendere sempre il gol che poi ti porta al pareggio e meritavi tre punti, perché le occasioni, se guardi la partita, si sono avute solo noi. È un pareggio che, come al solito, va stretto. Che cosa è accaduto in occasione del gol? È stata una marcatura troppo leggera? Non siete riusciti ad allontanare quel pallone? Ma io ho visto gente che è scivolata, tutti scivolati, l'uno è rimasto in piedi, era Cori, è tirato, ha fatto gol. Allora è così, però dai, abbiamo comunque ottenuto un buon pareggio, perché la squadra del Vinoleffe è una buona squadra, oltretutto in un campo, ripeto, non facile, con condizioni nemmeno anche quelle facili, e quindi niente, pensiamo a lavorare in settimana e già alla testa alla prossima, a questa domenica, via. Era inedito questo modulo ad albero di Natale che oggi ha scelto mister
di Donato, che effetto fa, come è andata anche per te, che fino adesso avete sempre giocato in coppia lì nel mezzo? Beh, no, io in quel ruolo mi trovo bene, perché io sono nato da mezzala, quindi... Meglio che nel centrocampo 2? Sì, mi trovo... insomma, via, è il mio ruolo. Però poi alla fine i moduli contano relativamente, quando entri in campo con atteggiamento giusto, così... non contano i moduli, però sapevamo che era una partita dove erano importanti le seconde palle, era tutto una pallonata, palle lunghe, quindi il mister ha deciso di rafforzare la mediana. Beh, intanto pensiamo alla partita del Como e a fare 3 punti, questa è la cosa fondamentale, e poi al resto penseremo più là. Noi cercheremo, come sempre, come abbiamo sempre fatto in settimana, di lavorare sodo per preparare al meglio la partita e per portare a casa i 3 punti. Allora, negli ultimi minuti volevo chiedere a Franco anche gli allenatori aretini, che ovviamente ogni anno veniamo volentieri sempre al timone d'oro, è un gruppo anche molto affiatato, mi sembra, questo degli allenatori. Sì, anche perché, sai, se uno frequenta si rende conto che è molto importante, insomma, perché tutti gli incontri, i seminari che facciamo sono tutti confronti e scambi di opinioni e situazioni che aiutano a crescere, insomma. Quindi avere poi, no, il caso di Maurizio Sarri, che credo sia anche una sorta di, no, di motivazione perenne, anche perché i contatti, sì, sono in corso. Poi c'è Loris Beoni, che comunque è con, sì, lui in questo, chiaro, momento. Sono tutte cose che ti danno un certo slancio anche al gruppo, alla provincia, a tutto. Però penso che la provincia di Arezzo, sotto questo aspetto qui, ha sempre avuto dei buoni rappresentanti, sia nel calcio che negli arbitri. Chi l'ha vinta la panchina d'oro? Il timone? No, la panchina, la panchina oggi, oggi non, non lo so. Mi sa che l'ha vinta Gasperini. Ah, Gasperini, sì, no, l'ha vinta. È vero, eh? Sì, sì. Penso che lo merita. Ah, molto, molto. Penso che lo merita. Mancini aveva in mano anche Gasperini negli anni quando c'era Mancini. Poteva portare anche Gasperini. Piero Mancini, dici? Il nostro presidente. Sì, 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 sì. Poteva portare anche Gasperini quegli anni là. La sapevo questa, eh. Però sì, poi... ma Mancini conosce abbastanza la gente del calcio, non è che... No, no, per l'amor di Dio. Non è uno sprovveduto, no, come molti credono. No, 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 anzi. Soldi. Io ho avuto modo di parlarci qualche volta, è una persona che ne sa delle cose. Appunto, se portava Gasperini uno dire che sapeva solo che calcio. Purtroppo, per quello che dicevi voi altri prima, sì, per la programmazione, giovane, ci vuole, citato l'Empoli, ma il presidente dell'Empoli quant'anni sono che... Vabbè, ma Empoli ha sempre avuto una tradizione, anche prima di corsi. Ci vuole che una continuità di qualche decina d'anni per poter impostare, perché è inutile fare le programmazioni di due, sì, ma se non cominci è dura. Lo so, ma il problema è cominciare. Ci vuole una programmazione e una continuità. Invece lunga, perché se no, appena costruisci qualcosa lo sfai, ricostruisci e lo sfai, perché nei cambiamenti dirigenziali e di proprietà avviene, certo, questo, non tutti la pensano uguale e non tutti hanno le stesse finalità, gli stessi interessi, gli stessi scopi e le stesse vedute, perché il calcio, se siamo 10, si vede in 10 modi diversi. E tutti i 10 si credono nel ragione. È quello il problema. Il bello è quello, capito? E poi ovviamente, no, l'Arezzo ultimamente, dopo Mancini, no, ogni 2 anni di media ha cambiato proprietà. Quindi e Arezzo diventa Arezzo la meriterebbe assolutamente. Perché vedere quello che c'è in giro, insomma, il pubblico che c'è Arezzo c'è in poche altre parti, anche in Serie B. Già. In trasferta poi, io credo che... L'Arezzo è quello che porta più pubblico di tutti in trasferta, perché io vedo partite molte in Serie B e vedo 30 persone, 20 persone. Sabato della Spezia di Pordenone, che sono secondi in classifica, saranno stati, ma sì, 15 persone. A Lecco, quando esco, accanto vedo che c'è un pullman dell'Arezzo. Non è molto, perché a Lecco poi di mercoledì non è facile, però ciò nonostante c'era un pullman. Che non è poco, assolutamente. Quindi è... Certo. È che spesso il settore giovanile viene visto, no, quasi come
un onere, quasi come un costo, no? E basta, e quindi con una visione di questo tipo è complicato poi è vero, quello è vero. Andare a costruire qualcosa. Volevo chiedere un'ultima domanda a Franco. Oggi, no, un allenatore rispetto magari non solo ai tuoi tempi quando facevi l'allenatore, ma anche dopo, no? Nel senso, anche davanti molto più calcio guardato sicuramente, oggi no, le partite anche che vengono fatte vedere sono molte di più, gli scienziati del calcio sono molti di più, se ne parlava prima, no? Anche in TV. Come è cambiato l'approccio, no, di chi si avvicina a questo mondo? Cioè, deve avere una preparazione diversa rispetto a prima? È cambiato qualcosa? La preparazione dei nuovi allenatori è molto più elevata di quello che era ai miei tempi. Sì. Questo nel modo più assoluto, perché nel passato ho fatto il corso nel 69, quanti anni sono? Sono 50 anni, quindi veramente i corsi che viene fatto ora sono molto più istruttivi, molto più formativi. E poi c'è continuamente, ora c'è l'obbligo di aggiornamenti, sì, e tutto, oltre poi ai mezzi che c'è ora di informazione, che uno che ha voglia di vedere, di lavorare, vede tutto. Io, il programma che ho io, che mi passa l'Udinese, io vedo tutto il globo. Tutto il globo nel modo più assoluto, mi danno l'incarico di guardare la tal nazione, la tal giornata del tal campionato, relazionali, e quindi come lo faccio io lo fanno anche in proprio quelli che hanno voglia di migliorarsi. E quindi, al di là di vedere le partite, ci sono anche tanti canali di informazione che ti puoi creare. Poi chi ha voglia va a vedere anche di persona le partite, va a vedere gli allenamenti, le preparazioni che fanno l'uno o gli altri, e uno si forma. Oggi c'è la possibilità, insomma, chi vuol migliorarsi c'è la possibilità di migliorarsi. Franco, c'è ancora Trevisan a Udine? Angelo? Sì. Al settore giovanile? Sì. L'Udinese poi è un'altra realtà, ovviamente, che sì, si diceva, insomma, una famiglia non è quello che per dire della continuità, c'è una famiglia che ma lì c'è continuità, capito? Però il vecchio Pozzo mi disse a me una volta, si parlava, dice, ma io, dice, signor Galantini, dice, non sono per piantare gli alberelli, capito? Quindi sì, vedono un modo, loro il calcio in un modo diverso, loro vedi che giovani ce n'è pochi, sì, esce qualcuno lì. Vabbè, la loro forza sono gli osservatori. È una buona terra, ma insomma, certo, loro hanno un'altra mentalità, poi sono aperti, c'è la squadra in Inghilterra, la squadra in Spagna, quindi un giro particolare. Sono un'altra realtà, è un modo di intendere il calcio in modo diverso di come... Eppure vedi Udine, una città come Arezzo, alla fine non è che sia una metropoli, cioè ho giocato un anno, ho giocato un anno in A Udine. Però quindi... riescono a... Pozzo, quando è entrato, io entrai un anno o due dopo che prese la società Pozzo, per 3-4 anni ci fu promozioni, retrocessioni, poi si sono stabilizzati lì in serie A e riescono anche quest'anno. Però vedi, anche lì io ci sono stato un anno a Udine, ho giocato, sì, lo so, nell'anno della retrocessione potevano sfaldarsi, invece hanno avuto la compattezza di organizzarsi, uno o due anni in B, sono tornati in A e ora è una società. Ora cerca di investire, perché anche l'Arezzo ha avuto la fortuna. Ha fatto uno stadio che dopo quello della Juventus bellissimo, è il più bello, quello di Udine, insieme a quello di Bergamo. Investono su cose importanti, certo, perché investire su uno stadio dove lì c'è tutto è vero, vero. E poi i campi intorno ce n'è un'infinità, non è che lo stadio è solo per la partita, infatti anche il Pordenone gioca lì nello stadio, sì. Stadio di... però ti fa invidia, vedi una città come Udine che è uguale ad Arezzo alla fine come dimensioni, si è stabilita, tu all'Arezzo non riesci mai a avere una... Sì, però c'è una mentalità un pochino diversa, capito? Su l'Udinese rappresenta un po' il Friuli, capito? E Arezzo invece c'è tifosi della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Milan, i paesini, insomma... Sì, è tutta una... Non si è mai creato... Quell'unità di intenti. Il fatto che alla base c'è stati i grandi campionati, le grandi battaglie col San Giovanni, col Montevarchi... capito? Quindi sì, è vero, vero. C'è stato nella cultura aretina molto rivalità in provincia,
è vero, troppa forse. E quindi non c'è mai stato questo amore, sì, è vero, è vero, provinciale verso la squadra del capoluogo. No, oggi veramente l'amano la squadra. Sì, amato da tutto il Friuli, capito? Anche le altre squadre. Ma c'erano quei 14-15 mila abbonati gli anni. Era tanta roba. Volevo chiederti in chiusura, Agostino, Arezzo Como domenica. È un bel bivio. Che ha perso con la Pistoiese ieri. È un bel bivio questo qui, io te lo volevo dire. Domenica è una partita molto importante per l'Arezzo, per i playoff. Vincere la partita di domenica significa tanto per l'Arezzo, secondo me. Anche il Como viene dalla sconfitta brutta in casa, anche sta Pistoiese che a me, io l'ho visto obiettivamente, non mi aveva mai entusiasmato, no. Però è lì per farti capire. Pietta di Gucci, tra l'altro, sì. Che io l'ho visto dal vivo qualche volta. Non mi sembra. Ma anche me, io l'ho visto, due. Cioè si muove, sì, generoso, però no. No, infatti, questo è per farti capire che il campionato è abbastanza tolto, sì, il muro. Sì, sì, però sì, domenica, sì, secondo me, è una partita per l'Arezzo fondamentale. Per tolto il Monza e le due o tre che sono giù in fondo, c'è un equilibrio sostanziale, quindi chi mantiene più la tranquillità, i nervi saldi in società, il gruppo. E ora il fatto che nell'Arezzo ci sia qualche giocatore in meno, perché mi pare che erano un po' troppi, sì, anche questo dovrebbe aiutare l'allenatore a poter lavorare un pochino meglio, con un pochino più di tranquillità, meno nel gruppo facce deluse, musi lunghi, che anche quelli non aiutano a creare entusiasmo. Quindi io credo che l'Arezzo arrivi in fondo alla grande. Grazie a Franco Galantini, grazie a Gustavo Belli, ci vediamo la settimana prossima.